Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna. In questa puntata di Salute in Onda parliamo di come preservare le nostre articolazioni, quali consigli seguire e quali invece i miti da sfatare. E lo facciamo insieme al dottor Alvise Saracco, qui con noi in studio, specialista in ortopedia e traumatologia. Ben trovato, dottore. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, quali sono gli accorgimenti per prendersi cura delle proprie articolazioni? Beh, iniziamo col dire che cosa sono le articolazioni. Sono costituite da due capi ossei che si raffrontano e sono mosse dai muscoli attraverso i tendini e sono tenute insieme dai legamenti. Prendersi cura delle articolazioni quindi vuol dire cercare di evitare le lesioni a queste componenti, quindi ai legamenti, ai tendini e alla cartilagine che riveste appunto i capi articolari. Ecco, l'attività fisica fa bene alle nostre articolazioni, però dobbiamo ovviamente stare attenti. Come possiamo proteggere le articolazioni durante l'attività fisica? Ed è vero che correre danneggia il ginocchio e le nostre articolazioni? Beh, allora, l'attività fisica chiaramente fa bene a tutti, principalmente dal punto di vista cardiovascolare. Da quello muscolo-scheletrico permette di costruire una buona struttura muscolare che quindi scarica le articolazioni, ad esempio dal peso corporeo, soprattutto riguardo all'articolazione del ginocchio. Fare attività fisica però significa anche prevenire gli infortuni, quindi a tutti i livelli, infortuni che possono danneggiare le articolazioni soprattutto attraverso delle lesioni legamentose, parliamo ad esempio del ginocchio, che possono portare a un'instabilità e conseguentemente anche delle vere e proprie lesioni cartilagine che possono portare poi a un'usura della cartilagine. Ecco, appunto, la corsa in questo caso può danneggiare effettivamente? Ecco, in un soggetto sano la corsa è chiaramente un'attività che porta solo benefici, diversamente in caso di instabilità di ginocchio cronica o in presenza di, abbiamo detto, lesioni cartilagine, può provocare invece appunto una degenerazione dell'articolazione. Bisogna sfatare quindi questo mito per cui non è vero che in una persona sana, con un ginocchio sano, correre possa essere dannoso. Anzi, come detto, comporta il fatto che si costruisce, diciamo, una buona muscolatura che quindi dà in realtà dei benefici all'articolazione del ginocchio. Ovviamente bisogna sempre avere della cautela in ogni caso. Beh, fondamentale nella corsa, come in tutte le discipline, una buona tecnica. È molto semplice, è l'attività che si affronta più facilmente, quella della corsa. In realtà bisogna sapere che è importante avere una buona tecnica di corsa, perché questa permette di scaricare molto del proprio peso durante la fase propulsiva della spinta, e questo sgrava anche l'articolazione del ginocchio da molto lavoro. Certo, e l'alimentazione invece, penso ad esempio alla vitamina D, può essere un buon alleato per le nostre articolazioni? Beh, diciamo che la vitamina D insieme al calcio è implicata chiaramente nel metabolismo, nella mineralizzazione dell'osso. Più che altro è importante chiaramente un buon apporto proteico proprio per costruire la muscolatura che serve a fare attività fisica e quindi avere un adeguato supporto muscolare a livello articolare. Che tipo invece di attività sportiva consiglierebbe ad una persona, ad un giovane che non ha mai praticato nessuna attività fisica in vita sua? Con questa domanda direi che sfattiamo un altro mito, cioè non esistono sport più o meno completi, e quindi il mio consiglio, soprattutto a un giovane, è quello di scegliere lo sport, la disciplina sportiva che più lo diverte e che più lo attrae. Ecco, quindi è importantissimo allenarsi, ma poi divertirsi anche. Beh sì, certo, questo poi permette chiaramente di vivere l'attività sportiva non come un impegno, non come un peso, ma appunto come un divertimento. Con serenità. Esatto, un modo di scoprire anche il proprio corpo.
Benissimo, dottore, io la ringrazio per aver risposto alle nostre domande. Vi ricordo che per approfondire l'argomento potete visitare il profilo del dottor Alvise Saracco sul sito di medicinamoderna.tv. Grazie a tutti per averci seguito. Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna, l'informazione che ha cura della persona.